al cuore non si comanda. A dare ragione al matematico e fisico Blaise Pascal, che ha enunciato questa frase, sono le nuove tendenze sui matrimoni che vedono in aumento quelli con uno sposo over e con una sposa straniera. In Italia sembra allargarsi anche la platea degli anziani che convolano a nozze con le loro assistenti familiari. A dare una stima del fenomeno di cambiamento culturale sono i dati emersi da un'anticipazione del quarto rapporto annuale sul lavoro domestico di Domina. In Italia negli ultimi decenni c'è stato un netto calo dei matrimoni, ma invertire la tendenza sono ora due fattori, i matrimoni misti e i matrimoni tra over 60. Per quello che riguarda i matrimoni misti, ovvero tra partner di nazionalità diverse, in 10 anni il dato, dal 4,4% del totale, è cresciuto attestandosi al 7,4%. Un marcatore forte delle nuove tendenze è l'aumento esponenziale dei matrimoni con sposi over 60. Nel 2011 i matrimoni con una persona oltre 60enne sono stati pari al 2,2%, nel 2020 il dato è balzato al 7,5%, con una crescita notevole per l'effetto pandemico. Il 33% degli sposi maschi italiani che ha effettuato un matrimonio misto ha scelto una donna proveniente da Romania, Ucraina, Russia, Brasile e Albania. Sebbene non ci siano dati certi sulla professione degli sposi, che possono avallare la tesi degli anziani che portano all'altare le loro colf, la correlazione tra stranieri e badanti sembra evidente. Non commenti su questo. Però è giusto pure. È giusto pure, però apposta non ci sono più gli uomini, perché i badanti si sposano gli uomini. È vero, perché vicino a casa mia c'è un signore che sta con una badante. Ma da parecchio tempo, è giovane di 10 anni quasi.